Ciao, Roberto. Non te lo dico, è una sorpresa, vedrai. Non posso, Roberto, devo andare in ufficio, chiudiamo la contabilità. Lavorerò anche stanotte. Su, vieni, è qui vicino. Senta, lei l'appartamento lo conosce? Ecco le chiavi. Quando l'avranno visitato si ricordino di chiudere. Io li aspetto giù. Grazie. Su, andiamo. Ti piace? Molto, ma non è troppo grande. Voglio che tu viva in una casa come si deve. Un po' di confort è necessario. Per il pagamento sono già d'accordo. Guarda, Sandra, questa è la stanza di soggiorno. Ecco, qui metteremo un grande tavolo. Lì la radio e la poltrona accanto. La poltrona sarà solo tua. Mia o tua non litigheremo per questo. Qui, vedi, potremo mettere uno scrittoio per me. Può anche darsi che una sera debba lavorare a casa ed in qui ti faccio compagnia. Come saremo felici. Sei stato bravo, sai? Vedrai, poco per volta metteremo su una casa con i fiocchi. E la camera da letto? Là in fondo. C'è il sole anche di mattina. Dove mettiamo il letto? Ecco, qua. E da quella parte il comodo. E l'armadio? Ah, già, accidenti. L'armadio non c'entra. Allora bisogna ricominciare tutto da capo. Così impari a sistemare la casa da solo. Hai ragione, scusami. Ma io ci penso continuamente. Non vedo l'ora di metterla a posto questa casa. Quanta gioia mi dai andando così. Domani andremo a scegliere i mobili. Oggi di emozioni me ne date fin troppe. Ah, quel balcone proprio ci voleva. Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Qui ti aspetterò ogni sera, sai? Ti vedrò da lontano. Come sono contenta. Il cadavere di una sconosciuta rimescato nel Po! L'ultima edizione! Il cadavere di una sconosciuta rimescato nel Po! Si accomodi. La conosci? No. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Ha visto il referto d'autopsia? Sì, non si è affogata. L'hanno uccisa, un calcio al basso ventre. Thank you.
E ti prendi. Parla. Che hai? T'hanno messo fuori? Valcheria. E che vuoi da me? Poveraccia, si è uccisa come una stupida. È stata uccisa. L'hai uccisa tu. Sei un assassino, Valchiria era buona, l'avete sempre sfruttata. Ti prenderanno adesso e io che cosa farò? Mi sono rovinata per te. Non dovevate farlo. Non dovevate farlo. Perché l'avete uccisa? Perché l'avete uccisa? A me non piacciono le persone che parlano troppo. L'avevo detto anche a Valchiria. Totale? 20.740. 513. 225. Portalo lì. 236. Lascia, faccio io. Buonasera. Buonasera. Stanca, Sandra? Un pochino. Beh, coraggio, tra poco abbiamo finito. Latte o limone? Limone. Grazie. E il fidanzato come sta? Bene, perché? Scommetto che è lui. Pronto? Sì? Come? Ufficio spedizioni? Ora gliela passo. Vogliono lei, non è Roberto, è una voce di donna. Non è Roberto. Pronto? Mi sento tanto male. Vengo subito. Sola? Vieni sola. Io. No, grazie, non occorre. Scusi, dov'è l'albergo del Falco d'Oro? Il Falco d'Oro? Non lo so. Ma insomma, vuol dirmi cos'è successo? È mia sorella, sta male. Sua sorella? Lei ha una sorella? Sì, sta male, devo andare via subito. Ma lasci che l'accompagni io. No, per favore, devo andare su. Signorina Ferri, devo vederla, ma aspetta. Chi? Questo non è il Falco d'Oro. Ma lei chi cerca? Lucia Ferri, abita qui. Non mi pare. Guardi, per favore. Guardiamo pure.
Ferri. Non risulta. Come? Non sta qui. Mi ha telefonato da quest'albergo, stava male. Mi ha detto di venire subito, al Falcodon. Io sono la sorella, la prego. E che ne so io, qui non c'è. Ma è impossibile, mi ha telefonato proprio da qui. E cosa vuole, che le faccia visitare tutte le camere? Ma la cerchi, guardi, ci deve essere, è stata qui. La signorina Ferri qui non c'è. Pronto, questura centrale? Mi dia il brigadiere Barattini. Barattini! Gli dica che sono Barale, lui mi conosce, siamo stati compagni di scuola. Ah, sì, urgentissima. Va bene. Adesso parlo col commissario di servizio. Salite. Dov'è che ha detto, al Falco d'Oro? Sì. Va bene. E che ne so io come si chiamava? Venivo ogni tanto a trovarlo, ma qui non c'è più. Siete convinti adesso? Che vita faceva sua sorella? Non lo so, è tanto tempo che non la vedo. Quando l'ha vista l'ultima volta? 3 anni fa. Le scriveva? In principio qualche volta. Di nascosto. Di nascosto? Perché di nascosto? Chi glielo proibiva? Andò via di casa con un uomo a cui voleva molto bene. E mio padre non volle più saperne. Quando ha avuto l'ultima sua lettera? Molto tempo fa, più di un anno. Quando ha telefonato, cosa le ha detto? Che stava male, di correre subito. Non è la prima volta che faccio chiudere quest'albergo, vero? Che cosa è successo qui stanotte? Ma io faccio il portiere, che vuole che ne sappia degli impicci dei clienti? E poi mi hanno detto di non dir niente. Chi? Il giovanotto che stava con lei, io non lo conosco. Poi è venuto un medico. L'hanno portata via, ma quando è uscita di qui, camminava con le sue gambe. Si è avvelenata e tu lo sai. No, dottore, lei si sbaglia. Lo vedremo. Una notte in guardina ti rinfrescherà le idee. Voi passate domattina nel mio ufficio, arrivederci. Sufficienti perché la polizia se ne interessi, ma non posso dare nessuna assicurazione. Stia tranquilla, a sua sorella non è successo nulla di grave, almeno abbiamo buoni motivi per crederlo. Ho già spiegato tutto al suo collega, non c'è altro. Noi abbiamo preso delle informazioni sul conto di sua sorella. La signorina Lucia Ferri è nota alla polizia. Alla polizia? Vede, io questo non dovrei dirglielo, ma purtroppo sua sorella ha seguito una brutta strada. Fino all'altro ieri era qui a Torino in una casa equivoca. La tenutaria mi ha riconsegnato quel che restava dei suoi effetti personali.
Ora vedremo di ritrovarla. Se lei desidera ancora averne notizie, ritorni da me fra qualche giorno. Perché non mangi? Perché piangi? Niente. Avrei dovuto ammazzarla. Papà! Cosa potevo fare, Sandra? È colpa nostra se è finita così. Ci siamo cavati il pane di bocca per quella. È colpa nostra. Per 3 anni non hai voluto nemmeno che se ne... Più. 3 anni non hai voluto nemmeno che se ne... Più. No, papà. Ascolta, Lucia... Non voglio saperne niente. Papà. Da quando se n'è andata di casa in quel modo, per me è come morta. Thank you.
commissario, ha saputo qualche cosa? Come? Ah, lei è la ragazza dell'altra sera. Mi dispiace, ma non c'è niente di nuovo. È inutile che lei venga qui. Le telefonerò appena avrò qualche notizia. Adesso torni a casa. Buongiorno. Commissario! Oggi è il 21 e per Genova non si fa più in tempo. Ci sarebbe il Campidoglio, il 28 da Napoli. Scusi un momento. Nulla di nuovo? Ecco, Sandra, ci sarebbe qualcosa da fare. Che cosa? Io ho una persona amica, una persona di mia conoscenza. Le ho già detto tutto. E allora? Capisco che sono cose che non si raccontano, però l'ho vista tanto disperata. È una persona sicura, io la conosco bene. Se mi dica, sono disposta a qualunque cosa. Ecco, allora mi stia a sentire. Quella persona lavora in un locale notturno e mi ha detto che c'è un signore che le conosce tutte queste... Sì, insomma, che conosce quel mondo. Basterebbe una fotografia di sua sorella. Mi aspetta a mezzogiorno, a Porta Palazzo. Pronto? Ah, sei tu, Robert. Quando sei arrivato? Ero in stazione, non ti ho visto. Sì, sono arrivata col primo treno. No, nulla, sto benissimo, ti assicuro. Senti, Roberto, dovrei vederti subito. Puoi passare qui da me un momento? Non posso, devo andare in ufficio, è già tardi. Quando sei libero? Questa sera, lo sai, alla casa nuova, alle 7. Sì, aspettami nella nostra casa. Sì. Ciao. Io abito lì. Povera donna, fa una vitaccia. Tutte le notti al cabaret e di giorno vive in questo tugurio. Ha pure una bambina. Mamma. Ciao, Rituccia. C'è la mamma? La mamma dorme. Allora l'andiamo a svegliare. Venga, Sandra. Pippo. Pippo, svegliati, è quasi mezzogiorno. Non farci aspettare, dovevi essere già pronta. C'è la signorina Sara. Svegliati. Sigaretta. Ancora non hai aperto gli occhi e già vuoi fumare. Pippo. Tu. Ciao, Tortino. Scusate. Sono andata a letto più tardi del solito. Alzati, siamo in tardo. Devi portarci a mezzogiorno da quella persona. Che mal di testa. Vengo subito. Subito. Si sieda, Sandra. Quella si rovina col mestiere che fa, neanche il vino dovrebbe bere. Ogni sera le tocca riempirsi di alcol. La pagano per bere. Rituccia, passami quella cicca. E muoviti. Topolino, mi dai la gonna? Rituccia, saluta la signorina. Quanti anni hai? Mm? Un osso. Non si direbbe mia figlia. Parla con nessuno. Sono subito pronta, eh? Eccomi qua. La fotografia l'ha portata? Sì, eccola. No, no, a me non serve. La darei a Edmondo. Oh, vedrai, bravissimo. Su, su, andiamo, se no si fa tardi. Me lo dai un bacino? Prego, prego. Sì. Non c'è Edmondo. Venuti di qua. Eccoli.
Bruna! Bruna, che sei sorda? Signor Edmondo, c'è quella persona. Un momento, non vedi che sono occupato? Io sono due ore che aspetto. Una alla volta. Viole. Viole rosse. Signor Edmondo. Vai zitta. Aspettate. Via la fotografia. Gli ho dovuto promettere 10.000 lire. Sì, ecco. L'ha mai vista? Perché la cerca? La cerca per trovarla, signor Edmondo. Non faccia domande inutili. È mia sorella. Carina sua sorella. Che sono? Affari tuoi? Dì ai signori che io non posso promettere niente. E ho sempre molto da fare. Certo, ma se il signore incontra delle spese, noi... Spese? È il mio onorario. Io sono un professionista. Ritorna qui stasera verso le 9 con i signori. Spero di poterti dire qualche cosa. Mi raccomando, signor Edmondo. Piacere. Buongiorno. 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 Questa è roba vostra. La cerca la sorella, tornano questa sera. La conosco, lei è la sorella, vero? Dove l'ha vista? So io dov'è. La Divina Provvidenza l'ha aiutata. Andate al ricovero delle suore. Ce l'ho mandata io perché era così disperata. La Madonna mi ha promesso che l'aiutava. Andate subito. Non fidatevi di Edmondo. Ma che stai dicendo? Sei sicura che era lei? Sì, sì. Andate alla Divina Provvidenza. Io ci sono stata 2 mesi. Ci starei sempre, un paradiso. Ma ho 2 figli. No, no, grazie. Piuttosto accendete un cielo per me. Andate subito. È un miracolo della Madonna. Noi non chiediamo mai il nome delle ragazze che si presentano. C'è una certa Lucia. Se desiderano vederla. Oh sì, madre, grazie. Si accomodino. Tante volte non ci dicono il loro vero nome. Le abbiamo raccolte per la strada abbandonata. Eccole qua, sono in ricreazione. Lucia? Si chiama Lucia, è qua da 1 mese. Non è lei? Roberto. Finalmente. Mi fai stare in piedi. Che ti è successo? Niente. Hanno portato i campioni delle carte da parati. Guarda.
Ho pensato che questa potrebbe andare molto bene per la camera da pranzo. Senti, Roberto. Che c'è? Tu mi vuoi bene? Certo che te ne voglio. Non lo sai. Se tu venissi a sapere qualcosa di me che adesso non sai e che forse potrebbe recarti il dolore, mi vorresti ancora bene? Ma che hai, Sandra? C'è qualcosa che non puoi dirmi? No, 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 Roberto. Io ho fiducia in te. Scusami, per un istante ho avuto paura di non meritare la felicità che mi dai. Perché dici queste cose? C'è tanta gente, tante ragazze come me che non hanno niente e nessuno. E non si sa come fare per aiutarle. Sandra. E volevo dirti. Avevo tanto bisogno di stare con te. Ora sono tranquilla. Lasciami andare via. Ha mandato me al suo posto. Ha detto che vi aspetta al Columbia. Al Columbia? Ma quando l'hai vista, Edmondo? Lei chi è? Ma signorina, non si preoccupi. Non ha gettato via i suoi soldi. C'è una persona che le vuole parlare. Una persona? E chi è questa persona? Lo vedrai. Non perdete tempo, vi sta già aspettando. Dove? Ve l'ho già detto. Al Columbia. Il locale dove lavora la signorina Pippo. Andiamoci. Buonasera, signori. Adesso arrivi tu, fila, vatti a vestire. Da questa parte. Signore, il cappello, prego. Prego. Cameriere, maître, un tavolo per i signori. Buonasera, signori. Tavolo subito. Prego, si accomodi. Da questa parte. Ah, baci, baci, si vive davvero felici. L'amore brucia col sole l'eterna passione. La notte e il dì sorridono gli amanti. Sempre così, sognando cuore a cuore tanto amore. Baci, baci, si prende la bocca che piace, tra mille luci trionfa la gioia d'amar. Se tu verrai un giorno a baci, baci, comprenderai cos'è felicità. Prego, signori. Aspettiamo Pippo. Ah, baci, baci, si prende la bocca che piace. Tra mille luci trionfa la gioia d'amare.
e tu verrai un giorno a baci baci. Comprenderai cos'è felicità. Andate via. Perché? Che è successo? Manda a chiamare Pippo. Porta via la signorina. Ma perché? Signorina. Signorina, la desiderano al bar. È da stamane che ti stiamo cercando. Hai camminato tutto il giorno. Avrai la gola secca. Bevi. Permetti che vada a salutare i tuoi amici. Tu non ti muovere, ti lascio in buona compagnia. Permette? No, grazie, non ballo. Le porto i saluti di sua sorella. Dov'è, mi dica? Voleva vedermi, stava male. Non si preoccupi. Sua sorella sta benissimo, si è rimessa del tutto. Mi dica dov'è? Quando posso vederla? Non lo so. Veramente questo non mi ha detto di dirglielo. Ma mi ha cercata. Certo, è vero. Lei si è impressionata per la telefonata dell'altra sera. Ma è stato un momento di isterismo. Sono fatte così le donne. Ora tutto è passato. Ma io voglio vederla, voglio parlarle. Dov'è? È partita. Lei allora non ha capito. È sua sorella che non vuole vederla. Sua sorella appartiene ormai a un'altra vita. Pensa che in 3 anni, se avesse voluto, non si sarebbe fatta viva con lei. È venuta tante volte a Torino. Qualunque sia la sua vita, è sempre mia sorella. E io devo vederla ad ogni costo. Non posso. Per il bene di sua sorella non insista. La dimentichi. Se lei non vuole aiutarmi, la polizia... Ma lei ha mostrato molto buon senso a non avvertire la polizia dei nostri incontri. Lo usi ancora. Nel nostro mondo, voglio dire nel mondo mio e di sua sorella, non sono graditi gli estranei. Pippo che l'ha condotta qui lo sapeva, ma se n'è dimenticato. Io non ho detto niente alla polizia solamente perché credevo che voi mi avreste aiutata. Ma se non volete farlo... Come credi? Tanto peggio per sua sorella. I suoi amici sono nello spogliatoio. Anzi, credo che la signorina Pippo voglia dirle qualche cosa. Di là. Para ustedes vamos a bailar y tocar el samba. Bueno, chico, bueno. Pippo. Non è niente, scivolata. Pippo, che cosa devo... Sandra, mi aiuti a portarla via, prego. L'hanno picchiata. Portatemi via. Sono dei vigliocchi. Vieni, Pippo. Sta calma. Non la cerchi più, sua sorella. Faranno del male anche a lei. Non la cerchi più. Ho chiamato un taxi. Portatela via, non voglio storie. Andiamo via, Sandra. Non è posto per noi questo. Una banda di delinquenti, vi denuncio tutti! Portatemi da mia sorella, non chiamo la polizia! È inutile, Sandra! Andiamo, via, non mi muovo, ricchissimo, non mi dite dov'è mia sorella! Oh, andiamo, non facciamo scenate inutili! Fuori! Ah, sì, sì! Fuori! No. Sandra, fuori! Via. Sandra! Fuori! Ah, sì, sì! Fuori! Sandra. Via! Mandale via! Sandra! Ferma! No! No! Torna in sala, ho cercato una punta! Adesso, meglio per voi! Via dei cappuccini, presto! Aiuto!
bloccati, ma di qui bisogna sbracciare. Aiuto, Fritti! Aiuto! Vedere sua sorella, la porto da lui. Lei ha fatto tanto chiasso che sono costretta ad accontentarla. Sua sorella è qui vicino. Venga con me. Perché prima non voleva? Perché avete picchiato Pippo? Gliel'ho già detto. Vuol venire o no? Preferisce non vedere. Si decida. Andiamo. Un momento, aspettami qui. Vado a chiamare tua sorella. Aspettami. Dove l'hai lasciata? Sotto i portici. Chiamatemi il commissario Di Maso. C'è un errore, vi assicuro. Su, non farci perdere tempo. A quest'ora il commissario dorme. Firma qua e stai buona. Ma il commissario Di Maso mi conosce. Dove t'hanno preso? I documenti li avevi? No. Vedi, il motivo c'era per portarti qua. Ah, va, che domani tutto si metterà a posto. Firma qua. Nome, cognome e paternità. Dietro, dietro. Quante volte lo devo dire? Cosa aspetti a firmare? Entra.
Poi, quando ti pigliano, fino al mattino non ti guardano più in faccia. Per me invece una villeggia di una, ti svegli la mattina, quando è sola, ti senti fresca come la... Dimmi, vai a accendere. Per la mia cicca. Quando sto dentro a me senza l'amante. Vedrai che mi mandano ancora all'ospedale. Sono proprio disgraziata. Tutti i momenti mi mandano alla visita. Lo sai chi è stata? Quella vecchia porca di Ines. E parla chiaro, che ce l'ha con me? Più sono vecchia, più sono disgraziata. Sì, l'ho sentita proprio io che diceva a un signore di non venire insieme a me. Dice sempre che le altre sono malate, ma la prima volta che la trovo io, vecchia ruffiana. Zitta tu, vecchia spia. Commetto che sei stata che stavo nel tuo paese. Ah, sì, adesso ti faccio vedere io. Che... Giù dagli scalini, ognuno al suo posto. E tu che fai lì? Perché non vai a dormire? Non piangere. La prima volta ho pianto anch'io. Adesso mi sono abituata. Vieni su. Non c'era dalle suore? Oh, e lei? No, non c'era. Dove l'avete incontrata? Al caffè Mugna, è lì che l'ho vista per la prima volta. Si chiama Lucia, vero? Sì. Quando ho guardato la fotografia, mi sono detta, è proprio quella. Sì, sono io che l'ho mandata dalle suore. Poi forse ha cambiato idea. O forse non era lei. I miracoli non avvengono mica sempre. Mi aiuti a cercarla. Mi aiuti a cercarla. Lucia, bisogna pregare la Madonna. Primavera, a denti per due bistecche. Primavera, a denti per due bistecche. Lucia e Valchiria. Adesso è rimasto solo Lucia. Che Valchiria. Lucia è mia sorella. La conosce? Per favore, per favore. Io non so niente, non dico niente, non dico niente. Per favore. Lei sa dov'è? Primavera. Non la molla, Lucia. La polizia li cerca tutti. C'erano tutti quella sera. Chi parla gli misurano la giacchetta. Uno solo l'ha ammazzata, Valchiria. Ma in po' ce l'hanno buttata tutti insieme. È indrogata cotta. Primavera non perdona chi tradisce. È stato lui che le ha dato quel calcio. E poi gli ha detto, alzati e vattene. Poi l'ha presa ancora a calci. Ma lei non si è più mossa. Era proprio morta. Basta! Voglio andare via! Portatemi via! Che succede laggiù? Ma Lucia, c'era anche lei. Poverina.
come il vento, non abbiamo fatto niente, è passata un'altra piacevole errore. Sono mortificato, Sandra. È tutta colpa mia. Non avrei dovuto lasciarla sola. Signor Barale, come sta Pippo? Meglio. Meglio. Lei. Lei sarà molto stanca. Per favore, si accomodi, signorina. Siedi, Sandra. Lei ha voluto agire di sua iniziativa, ma in fondo devo esserle grato. Perché dopo quanto è accaduto ieri sera al Columbia, è probabile che la polizia abbia un indizio sicuro per rintracciare sua sorella. Dipende molto da quello che lei è in grado di dirci. Chi era quell'individuo con cui ha ballato ieri sera? Non lo so. Chi gliel'ha presentato? La lasci stare ora, è stanca. Che discorsi le ha fatto? Le ha parlato di sua sorella? No. Signorina Sandra, ma io ho raccontato tutto. Dica quello che sa. Non voglio più cercarla. Non voglio che la troviate. Lei ha bisogno di riposo. È troppo stanca. L'accompagni pure a casa. Andiamo, Sandra. Signorina, non ci servi rancore per quanto è accaduto. Si ricordi che ogni indizio può esserci utile e non solo per rintracciare sua sorella. Buongiorno. 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 Potremo sposarci prima dell'inverno. Ho trovato un amico che ha fiducia in me e presto lavoreremo insieme. Tu potrai lasciare l'ufficio e stare con noi. Per me non è cambiato niente, Sandra. Aiuterò a dimenticare. Certo, è stata un'avventura terribile, ma non poteva esserci via d'uscita. Forse è meglio che tu non l'abbia ritrovata, tua sorella. Anche se non fossi implicata in quel delitto, credi che tuo padre e tua madre la riprenderebbero? Lei stessa non sarebbe tornata. Tu ricordi la Lucia di un tempo, di quando stava a casa. Adesso non la riconosceresti più. Era così buona. Troppo buona. Perciò ho sbagliato. Se tu avessi visto quell'inferno non parleresti così. Bisogna darle la speranza di salvarsi, Roberto. Certo, la speranza. Lo credi possibile? Fiori, signorina, guardi che bei fiori. Come le stanno bene, li prenda.
Ripeto. Ehi, tu. Ehi, lascia in pace, figli. Grazie. Non volevo farti del male. Dovevi lasciarmi morire, tu. Dovevi lasciarmi morire. Luci. Lasciami andare via. Tu ancora ti puoi salvare. Non devi pensare a me. Lasciami andare via. Dove vuoi andare? Tu devi restare con me. Hanno arrestato 5. Non ti pare che ci abbia fatto perdere troppo tempo? Parla. È meglio per te. Perché hai picchiato la signorina? E chi l'ha mai vista? Signor commissario. Io di questa storia non voglio saperne più niente. Non mi importa. È un vigliacco, ma lo lascio pure andare. Io ho una bambina, signor commissario. Dove l'aveva conosciuto? In una sala da ballo. Me l'ha presentato un'altra ragazza. Erano tutti insieme, lui, Primavera e tanti altri. Una bionda? Sì. Giovane, alta quasi come lei? Sì. Questa? Valchiria. Lo sa dov'è adesso? Tanto tempo che non la vedo. Già, è morta. Morta? Sì, l'hanno uccisa e questo signore sa chi è stato. E ora ce lo dirà. Può andare, signorina. È lui il colpevole, noi non c'entriamo niente. Minacciò di ammazzarci tutti se non lo aiutavamo a liberarsi del cadavere. Ma allora pensiamo di buttarlo a fiume. Hai altro da aggiungere? Ho detto tutto. Datemi un cognac. Quando lo prenderete, non dite che sono stato io a confessare.
signorina. Signorina. Ho una lettera per lei. La prenda. La prenda. È di un amico di sua sorella. E ora che ti hanno chiesto dei soldi, come se non bastasse il male che ti hanno già fatto. Roberto, se c'è una speranza non posso abbandonarla. Io a Genova quei soldi li porto. Del tuo denaro fa pure quello che vuoi. Per la nostra casa basteranno sempre i miei risparmi. Ma non permetto che tu abbia altri rapporti con quella gente. Si tratta di mia sorella. Ognuno è responsabile della strada che sceglie. È meglio che tu la dimentichi, Sandra. Lo dico per te, per il tuo bene. Preferisco che tu non la ritrovi. Sei ingiusto, Roberto. Non posso dimenticarla come tu vorresti. Io a Genova ci vado. Pensaci bene. Addio, Roberto. L'automotrice rapida per Genova. È in partenza dal primo binario l'automotrice rapida per Genova. Libri giornali riviste. Libri giornali riviste. Interrotta. Libri giornali riviste. Manda Edmondo. Vengono da parte di Edmondo. Tu è. Tu è. Ho portato il denaro. Aspettavamo lei sola. Sono il fidanzato della signorina. Senta, io sola non la lascio andare. Thank you.
Voleva uscire. Esca pure, esca pure. Se ne vado. Quella persona viene subito. Aspetti qua. Permette che mi presenti Primavera, il mio nome di battaglia. Dov'è mia sorella? Quanta fretta. Una cosa alla volta. Perché non è qui? Ho dovuto prendere le mie precauzioni. Lo capisce anche lei. Ha portato il denaro? Sì. Quanto? Quanto lei mi aveva chiesto. Faccio un grosso sacrificio, sa, a privarmi di sua sorella. In fondo ci siamo sempre voluti bene. Scusi. Si fida o non si fida? È venuta fin qui sola, sotto la mia protezione, sotto la mia protezione. Sono venuta. Lei mi aveva promesso. Lei non lo sa, ma chi mi conosce sa che io lavoro onestamente. Quando posso vederla? Mi lasci almeno il tempo di salutarla. Prima voglio vedere mia sorella, poi le darò il denaro. Mi dispiace, non posso accontentarla. Come vuole, prendere o lasciare. Cosa devo fare ancora per rivedere mia sorella? Niente. Si trovi alle 11 al Masoero. Alle 11, ha capito?
via. Sali, andiamo. Per primo, uno dei miei uomini è rimasto ferito. Ecco il suo denaro, doveva servire per pagargli l'imbarco. Lo potrà ritirare appena esaurite le formalità necessarie. In quanto a sua sorella, possiamo rilasciarla anche subito. A suo carico non risulta niente. Gli voleva bene. Era il suo uomo. L'unico che a modo suo la proteggesse. Voglio vederla. Mi conduca da lei. Tornare a casa. Papà.
Lucia è tornata a casa.